Settembre è arrivato e con esso anche la stagione dei fichi. Oggi voglio proporvi la torta ai fichi e nocciole. Vi conquisterà al primo assaggio. Inizio tagliando i fichi a fettine non troppo sottili. In una ciotola metto due uova medie, il pizzico del sale, 80 ml di olio di semi, 250 ml di latte e l'aroma vaniglia. Mescolo brevemente con la frusta. Verso ora gli ingredienti secchi, 100 g di zucchero di canna che si può sostituire con lo zucchero tradizionale, 80 g di farina di nocciole, può essere sostituita con la farina di mandorle, setaccio, 220 g di farina e 16 g di lievito per dolci. Amalgamo questi ingredienti per un paio di minuti. Verso nella tortiera oliate di infarinata. Spezzetto grossolanamente 6 fichi ben lavati, quindi li aggiungo al composto e lascio leggermente affondare nell'impasto. Dispongo su tutta la superficie a raggiera i fichi tagliati a fettine, lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 45 minuti. Consiglio di fare la prova a stecchino per verificare la cottura. Sofficissima e golosa la torta ai fichi e nocciole, si prepara in soli 5 minuti, ha un profumo delicato, un dolce da dispensa da servire a colazione o a merenda. Potete servirla anche come dessert di fine pasto, conquisterà proprio tutti per la sua bontà.